da una domanda classica: come sta The Family? Insomma, come sta andando questo vostro 2023? Tutto sommato abbastanza bene, siamo nei nuovi uffici, il 2021 è cominciato bene, direi, abbiamo lavorato quasi come nel 2019, quindi pre-Covid, abbiamo fatto tante cose, abbiamo fatto una produzione grossa per Repower, Stefano ha fatto una produzione molto grossa per Lavazza Tierra che è in onda adesso. Abbiamo ricominciato quindi a viaggiare perché è stato un film girato all'estero, in Perù. Abbiamo fatto un'altra produzione in Sud America per Alanui, che è un marchio tessile. Ci sono dei nuovi COP. Abbiamo appena finito adesso una produzione importantissima con una star di Hollywood che presto vedrete, anche vedremo in televisione. Quindi tutto sommato bene, direi. Ovviamente non ti chiedo notizie maggiori perché No, so che non non me posso. le diresti, quindi è Non inutile. posso. Però vorrei entrare un po' nel merito dei contenuti, perché insomma al giorno d'oggi sembra che tutti parlano di entertainment, di brand and content, e voi lo avete fatto in epoca antesignana, no? Vi siete occupati di serialità e di racconto lungo. Ada, cosa si muove in questo senso qui? Si muove fortunatamente. L'anno del Covid in realtà è stato per certi versi chiaramente negativo sotto tanti aspetti. Da un punto di vista invece dello sviluppo di contenuti di intrattenimento ci ha dato la possibilità e il tempo di incubare, sviluppare i progetti che già avevamo come in stadi embrionali e crearne di nuovi. In questo momento insomma, la notizia più importante che abbiamo avuto a fine luglio è stata che uno dei nostri progetti verrà preso in sviluppo da un broadcaster molto importante, quindi stiamo chiudendo i contratti in questi giorni, si tratta di una serie fiction, ma nel frattempo in realtà la nostra doppia anima, quindi diciamo le case di produzione, i produttori pubblicitari e a questo punto direi anche di intrattenimento cinematografici, si è sposata con altri progetti. Uno dei progetti che abbiamo seguito con Mare Mosso è il progetto di Confindustria, che unisce esattamente i due mondi, quindi un progetto per un brand importante come Confindustria, che insomma non è soltanto un brand, è qualcosa in più. Un racconto filmico, un cortometraggio con la regia di Lucini, con un cast importante, fra cui appunto Alessio Boni che se n'è a Capotondi. E questo è un perfetto esempio di l'unione dei due mondi, no? In qualche modo, cosa che stiamo sviluppando sempre di più, e sono anche delle capacità che in qualche modo stiamo incubando, quindi iniziando a raccontare delle storie diverse, anche più lunghe, io sento che in qualche modo diventiamo anche capaci di raccontare meglio quelle più brevi, o comunque ci mettiamo della creatività in più. Oltre alla serie stiamo ovviamente sviluppando anche dei lungometraggi. Uno di quelli più importanti che in questo momento abbiamo a uno stadio avanzato è il primo film da regista di Margherita Bui, che speriamo di girare alla fine dell'anno prossimo. Stiamo in realtà seguendo anche degli altri registi più giovani, quindi stiamo sviluppando un altro paio di sceneggiature molto interessanti, e così come dei progetti seriali. Abbiamo anche un documentario molto forte sul mondo dei testimoni di Geova, che stiamo portando nei mercati europei e su cui stiamo lavorando per cercare di fare un prodotto internazionale. Insomma, diciamo che stiamo spaziando dai branded content, appunto, con dei brand attaccati, fino ai documentari, passando per le serie e i lungometraggi. Quindi stiamo cercando di toccare un po' tutti gli ambiti del racconto visivo. Ma quindi oggi cosa significa essere casa di produzione? Allora, chiedete a me Questo è difficile. perché la domanda è difficile. Difficile. Grazie. E no, non lo so, posso dire quello che mi sembra sia un trend significativo ma anche necessario, nel senso che bisogna nel nostro mestiere, in questo particolare momento di mercato, secondo me bisogna lavorare molto di più dal punto di vista della ricerca a tutti i livelli della produzione stessa. Bisogna essere più coraggiosi e dobbiamo osare di più, a mio parere, perché c'è sempre il grande dubbio di realizzare qualcosa che poi abbia poca visibilità. Mi sembra che in un momento di superaffollamento dei messaggi visuali a qualunque livello, su qualunque piattaforma, la qualità produttiva sia sempre quella che fa la differenza. E quando dico qualità produttiva, sia
parlo sia di tutta la ricerca che sta sempre dietro la proposizione di un regista, la proposta di un regista, e tutto l'impianto produttivo che gli sta dietro. Credo che mai come in questo momento ci sia bisogno di essere più coraggiosi del solito per realizzare qualcosa che abbia visibilità, che sia ricordato. La Vazzatera è un buon esempio, un ottimo esempio, devo dire, su un contenuto creativo fertile, perché sicuramente non facciamo miracoli da quel punto di vista, ma più di ogni altro momento credo questo è fondamentale, cioè riuscire a gettare un po' il cuore oltre l'ostacolo, prendersi qualche rischio in più, dalla proposta di regia al modo di realizzare il filmato stesso, perché faccio un discorso, voglio dire, noi alla fine produciamo, però se vogliamo continuare a essere visti come produttori di qualche cosa che sia distintivo una volta che va in onda oppure va su un qualsiasi telefonino, su qualunque altro device, se non siamo distintivi corriamo il rischio di non farci vedere, e quindi poi cade un po' la ragione per la quale ci si deve rivolgere a una casa di produzione per fare determinati contenuti. Direi che infatti insomma il problema dell'affollamento mai quanto oggi è vero, cioè la difficoltà di rimanere impressi. Per questo tornerei anche un po' al film realizzato per Confindustria, no? Perché cioè, è bello che il tessuto industriale poi italiano abbia scelto una casa di produzione come The Family per realizzare quello che rappresenterà la sua comunicazione. Sì, in realtà credo che appunto l'operazione di Confindustria, che in realtà ha fatto The Family e Mare Mosso, è l'ultimo di una serie di operazioni che in realtà abbiamo iniziato a fare 3 anni fa. E quindi è un continuum, nel senso che, peraltro appunto di Confindustria è stato elogiato anche da Draghi, quindi insomma è stato per noi un motivo di grande orgoglio quel momento. Credo che sia un po' una sintesi, nel momento in cui trovi un interlocutore giusto che ti lascia mano libera sulla creatività, che ha voglia di raccontarsi, di raccontare delle storie da un punto di vista anche emotivo, in questo caso insomma è stata una storia molto importante del dopoguerra, di come il tessuto industriale italiano abbia reagito a una crisi e come di fatto si trova oggi a dover reagire a una grandissima crisi. Là c'è un messaggio emozionale e la via del racconto cinematografico sicuramente servono a questo e aiutano, e quindi sono delle operazioni molto interessanti che io credo che molti brand dovrebbero in qualche modo sposare, perché si intrattiene, si raccontano delle storie su di sé in maniera entertaining, appunto, come dovrebbe essere. È una questione valoriale e di quello che si vuole trasmettere, per cui Einaudi ha fatto quel famoso discorso in cui ha spiegato che il sistema industriale italiano ha reso possibile la rinascita nel dopoguerra e il boom economico, e così adesso l'industria, l'impresa hanno il dovere in qualche modo di fare altrettanto post pandemia, ma è chiaramente un discorso centrato su il valore e la capacità che l'industria e quindi Confindustria sono in grado di dare come apporto al sistema paese. È più difficile declinarlo sul prodotto e quindi è più difficile poi trovare aziende che sono disposte a creare contenuti che abbiano nei valori e nella filosofia dell'azienda la propria forza, senza essere costretti a fare vendita che sul prodotto cinematografico è meno interessante. Per quello c'è la pubblicità, come dire, sono due robe un po' diverse.